Però un inizio un po' in salita, Livorno, Perugia, Bari, Salernitana. Sì, tanto voglio dire, come giustamente ha detto prima Caliendo, questo mi sembra veramente un campionato che sulla carta non dà segnali di squadre che possano essere squadre materasso, no? Quindi sono tutte squadre forti, attrezzate, quindi l'una vale l'altro. C'è una particolarità che, lo dicevo con il mio allenatore, che lui praticamente rinizia da dove aveva iniziato, no? Quindi ricomincia da Livorno a Livorno. Da Livorno e poi Perugia, quindi sono le due partite che l'hanno visto protagonista, e quindi speriamo che questa cosa continui e possa far bene anche dall'inizio. Con Lanciano vi siete sempre messi d'accordo, 19esima giornata, 19 dicembre, come ogni anno? Eh sì, perché questo è un qualcosa che si ripete sempre sotto il periodo natalizio. Per scambiarvi gli auguri. Per scambiarci gli auguri, anche se poi con loro lo facciamo spesso perché siamo amici. Voi avete pareggiato l'offerta della Sampdoria, l'offerta del Cagliari? Ma noi con la Sampdoria non abbiamo avuto mai nessun problema, perché eravamo aperti a tutte le soluzioni, avevamo trovato 10 soluzioni. Ieri, devo dire che devo veramente ringraziare il presidente Ferrero e Carlo Osti, perché hanno dimostrato la correttezza nei nostri confronti. Ieri Ferrero, che io conosco solo telefonicamente, mi ha chiamato 3 volte per aiutarmi a chiudere questa situazione, quindi più di questo che doveva fare la Samp. È chiaro che la decisione spetta al giocatore, però ci mancherebbe. Salomon domenica, l'unica cosa che è certa è che era a Pescara, non per venire in vacanza, ma per firmare un contratto che è pronto da un mese, con tanto di accordo con il suo avvocato, perché abbiamo praticamente acconsentito a tutto quello che lui aveva chiesto.